La seguente trasmissione è presentata da Swiss Helicopter Regione Ticino, 15 basi in Svizzera. Swiss Helicopter Regione Ticino. No, non si è riguardato nessuno bene. Invece... Lontana dalla famiglia, ma dai, anche qua sì, non si sta male. Benissimo. Sì, sì, no, no, sono contenta. Dalia, come stai? Va meglio, mi hanno dato delle creme che sono magiche, tra arnica e... Com'è che si chiama la tua di crema? Consolida. Consolida, si è sgonfiata parecchio. Spero di riuscire a infilare lo sgarbone. Ci fai vedere com'è? Boh, sì, si è sgonfiata comunque. E vediamo adesso, mettendo lo scarpone alto, se fa male o no. La senti di fare la tappa o preferisci volare con le nipote? No, adesso metto lo scarpone e vedo, cioè mi piacerebbe farla comunque. Io penso che è meglio andare in elicottero, perché è ancora lunga la tappa e ci sono ancora un po', sì. Non è che si sale tanto, è un saliscendo così, però... Meglio non sforzare. No, meglio non sforzare. No, beh, direi che ti conviene andare con l'elicottero. Ok. Sì. Sì. Fai un volo tour panoramico. Un tour panoramico. Mia mamma, Vabbè. Se sei là che sei bloccata in quelle valli là non è facile, anche sì. Solo chiamare o così in elicottero, sì, così. Sì. Tanto passi anche tutti i passi là. Ti guarderò da sopra. Ci batti che sei più veloce. Oggi la tappa è dalla Gianetti alla Lievi e dobbiamo passare là alla sella per portarci dall'altra parte. Passaggi difficili non ce ne sono, è proprio il primo qua dal Camerozzo a attraversare là le placche, però abbiamo mandato già al Romano che va a vedere com'è e magari mettere una corda fissa, ma non dobbiamo preoccuparci. Abbiamo visto anche ieri, siete andati bene, questa qua non sarà un problema. In tutti i tratti abbiamo dei ruscelli che scendono, che possiamo prendere acqua e si può bere l'acqua senza nessun problema perché è acqua potabile. Salutiamo la nostra cara Dalila e poi ci vediamo all'Allievi. Va bene. L'importante è che prepari le birre quando arriviamo, che sono là pronte. Quante ne volete, ordinate già. Ok. 3 per 1. Okay. Buona camminata, grazie. Mi penserò. Ok, bene. Andiamo? Oggi saremo interamente in Italia. Ci attende un saliscendi in quota di 10,5 km per 3 ore 30 di camminata effettiva, con splendidi paesaggi, vette, bocchette da togliere il fiato. Il dislivello positivo è di 622 metri e negativo di 767 metri. La tappa di oggi, dal rifugio Gianetti al rifugio Allievi, fa parte del famoso Sentiero Roma, lungo 54 km, che dalla Val Codera si snoda fino alla Val Malenco. Thank you.
conosco questo percorso 10 anni fa con 2 amiche l'avevamo fatto partendo da Poschiavo. È il sentiero Roma, è un sentiero abbastanza conosciuto e passa proprio nell'alta Val Masina, Val di Mello. È bellissima, è un continuo salire e scendere, però dolce. Questa tratta non sono mai passato, sono sempre andato ad arrampicare qui sotto in Val di Mello. Ci sono delle bellissime vie d'arrampicata e appunto passando sotto, sempre guardato su, mi sono chiesto chissà cosa ci sarà qua sopra, e adesso ho la possibilità di scoprirlo e guardare. Adesso concentrati e potete tenervi alla catena a fare il passaggio. Però si fa anche senza catena, senza problemi. Devo filare più della roccia o della catena? No, la roccia ai piedi, dopo la catena hai solo per l'equilibrio. Concentrazione, eh? Vado, Sifredo? Sì, sì, vieni, vieni. Mi fido della roccia? Sì, sì, ti puoi fidare. Si vede in fondo là, col tetto rosso, la capanna Gianetti, dove abbiamo dormito questa notte. E si fa tutta la traversata e poi si sale qua, la bocchetta e il passo del Camerozzo. E il bello è proprio arrivare qui e ti si apre un mondo. Va bene se si è attaccati alla catena, perché magari un sasso ti... spostarti e cadi, invece se sei alla catena cadi anche, ma resti almeno sul posto, perché c'è un salto di 200-300 metri che va giù, e si arriva giù sulla pietraia là sotto. Sulla catena quante persone massimo? 2 fra i chiodi, no? Sì. Dopo se sono tratte più lunghe facciamo anche 3, ma adesso qua facciamo 2.
Buono, carino, eh? Sì. È un po' più bello del Turbinasche. La roccia almeno qua sta su. È un bel granito questo. Sì. Ti riesco a smettere di ferrate, per più se non piegare. Sì, sì, no, sta cassa è sta cassa. Ah, sì. E poi te sempre lì giù una catena, un roba artificiale. Main scalata vas libero, di prese catalossi. Zacchetti. Non è la prima volta che faccio il sentiero Roma, solo che la prima volta l'ho fatta al contrario. Quindi la discesa di oggi l'ho fatta in salita, senza attrezzature. Eravamo giovani ed era all'interno di un percorso lungo, non ci stava nello zaino, bisognava organizzare lo zaino in modo da avere il meno peso possibile. Attenzione che qua è un sasso abbastanza instabile, eh. Se mi anda su qui pe... Sono altri sassi, sono altri comunque altro stile. Dà un po' meno pensieri ogni volta che metti questi piedi che cerchi qualcosa addosso ai compagni. Silenzio! Funziona, pochettino alla volta, panoramica, spettacolare, veramente, un po' meno salta ieri. Giù, meglio di ieri? Sì, sì. Come di Local Pacific, bello, un contesto uscire, fantastico. Scendendo si ha un'altra prospettiva, si ha il vuoto sotto gli occhi e quindi si ha un'altra, sì, è un'altra prospettiva, è un altro camminare. Poi avendo l'imbrago e il moschettone ci si fida molto del gancio e della catena, ci si lascia un po' andare, quindi il vuoto è lì. Mentre salendo hai la roccia praticamente sugli occhi, guardi i piedi, ti concentri proprio solo sulla catena, sul salire e guardi il panorama solo nei punti dove riesci. È un altro modo, è molto diverso. Stasera mi sa che sentiremo un po' le braccia. Bella, molto bella. In effetti adesso guardando lassù ci si rende conto della... e di cosa c'era sotto. Tanto meglio forse averlo visto adesso che non quando stavamo scendendo. Però mi sono sentita in sicurezza, devo dire che il fatto di potersi attaccare e aver l'imbraco, ero contenta di essere attaccata. Una tappa come oggi, con dei passaggi difficili, forse meno quando c'è questi sassi che si muovono, non è proprio il mio terreno preferito. Lo faccio, va bene, funziona, però non è che vado a cercarlo proprio per forza. E poi io aspetto però che arrivi la neve, lì è il mio territorio. No.
quella montagna bianca lì, che è su la neve, un là la neve, per un po' di rocce, per un po' di neve e poi dopo anche la cima. Chi è che la sa la montagna? Puntallievi? Castello. 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 E Giombi, il capo me l'ha fatto studiare da tutti gli angolati. Ah, bon, allora il castello. Dunque, quella lì era troppo semplice, no? Tutta a destra, la più sei alta lì. Grazie. Bene. E allora quella di lì, quella grande, quel massiccio grande là, la più alta. Col puntin. Sì, sì, vediamo chi è più rapido tra i due Valposchiavini. Che mica internet. Tutta leve. Ma ve mia chi è il vostro? Il torrone. E che torrone lì? Torrone orientale. Ok. Fino a 30 anni più o meno ero un lazzarone, già militare. Si sparlava di camminare, cercavo di evitare tutte le marce, tutto, inventare qualsiasi scusa, star male, mal di testa, farmi male apposta un ginocchio. E dopo i 30 anni forse frequentare un'altra amicizia, la gente più, forse più genuina, più, mi sembra in montagna, forse rispecchia poi di più il mio io. Questa era la tappa per riappacificarci con le rocce. Io ho visto che incontrando gente in montagna qui amici in generale restano a lungo. Sono resa conto che le rocce fanno anche parte del mio mondo, o forse le rocce con imbrago, corde, quell'imbrago che comunque ti dà sicurezza, quindi resta ancora nella zona di comfort. Il mio pancino lo tengo un po' a bada, cerco di non proiettarmi troppo neanche, di lasciarmi stupire. Quel famoso wow di quando si fa la bocchetta e si guarda dall'altra parte, cerco di tenerlo tappa per tappa sempre presente. Arrivati bene! 7 ore! Brava! 7 ore! Abbiamo visto le mani in mano! Dai, 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 grande! E hai avuto paura? No! Questo posto è speciale perché le arrampicate che ci sono qua sono veramente bellissime. È un bacino enorme ed è veramente bello, pieno di vie incredibili, sì. Finita la stagione, puntiamo a tornare anche noi a scalare un pochino, se non qui, quantomeno in giro, ecco, per le montagne. È una cosa che ci manca. È una bellissima esperienza, è un bello stile di vita, sì. Perché si toglie dalla quotidianità. E quindi si vive un pochino più in maniera essenziale, tutto lì. Per questa stagione Armando ha fatto tanto, perché alla fine io sono salita 3 giorni fa, quindi ci siamo appoggiati tantissimo a lui e anche ad altre persone che erano su ad aiutarci. Quindi cerchiamo sempre di darci una mano. Noi diciamo sempre che le persone che ci aiutano non è che sono nostri
dipendenti, sono persone che sono qui a lavorare con noi. E dopo mangiamo anche noi. Ho già parlato con Siffredo la tappa domani perché ero un po' preoccupato quello che ci aspetta qua sopra, così a guardare su non trovavo la via, quindi mi faccio mille domande, mille problemi. Dopo mi ha detto che a parte che Siffredo per tutto è facile, tutto bello, tutto tranquillo, sta tranquillo, quindi automaticamente cerchiamo di star tranquillo, se no ha detto che deve tirarmi su perché se mi impunto sono come un asino a morire. Poi sopra c'è la neve, quindi è qualcosa in più per arrivare su, se possiamo ramponare, andare un po' sulla neve con i ramponi o qualcosa del genere. Sarà sicuramente bello. Ero in un'uscita con le pelli di foca, mi è capitato di non di rimanere sotto una slavina ma di essere dentro e quindi di rotolare giù con la neve. Non ricordo esattamente che cosa è successo nel contesto, ma ricordo quella sensazione della neve che ti parte sotto i piedi. Ecco, quella sensazione lì mi accompagna ancora, è una cosa che, ecco, per esempio lo sci d'alpinismo è una cosa che ho abbandonato perché non mi dà più sicurezza e quindi, ecco, forse sarà un po' più quella la paura da gestire. Le guide mi danno molta sicurezza, ma in realtà anche tutti i partecipanti, perché so che a ogni passo se ti svilanci, se perdi l'equilibrio, c'è chi è davanti e chi è dietro che è pronto a darti una mano per sostenerti, per tenerti i bastoni mentre stai facendo qualcosa con lo zaino. Quindi in realtà trovo proprio il gruppo che dà sicurezza. Io ho la fiducia in montagna, come mi diceva ieri l'Andrea, e dai che andiamo a fare un giretto scalare, così io con te non vengo, cioè gli voglio un bene dell'anima per quello che lo conosco qua, proprio anche ci siamo legati bene, però ecco, mi attaccherei subito a una cordata con Elia, a differenza che Andrea, perché Elia lo conosco già per in valle, so quello che fa in montagna, anche se non condivido tutto quello che fa, però sono giovani, è giusto che lo facciano, poi hanno le capacità di farlo, quindi è bello per loro, è bello per lui, però ecco, in cordata con Elia penso che mi sentirei tranquillo, quello sì. Dormirò con dei bellissimi tappi nelle orecchie, la camerata con balconata doppia, temo, ma no dai, cercheremo di fare sogni sereni. Sicuramente se non dormo non è a causa delle preoccupazioni per domani. Un momento topico, stiamo muovendo i primi passi sul ghiaccio. In questi momenti ti rendi proprio conto che due occhi non bastano e vorresti avere ovunque e guardare dappertutto. Salta! In cammino tra i ghiacciai, presentato da Scarpa, No Place to Fall. Scarpa,